allora oggi abbandoniamo la serie comica Smart Pills per dedicare qualche minuto al teatro, quello vero. Io devo dire che qualche giorno fa ho riletto con piacere un testo teatrale di un grande, Samuel Beckett, Finale di partita, un caposaldo del teatro dell'assurdo, e l'ho trovato stranamente vicino alla realtà di oggi, attuale, a questa quarantena, a questa tragedia che, insomma, che tutto il mondo sta vivendo. Sì, i due personaggi che tutti conosciamo, Ham e Chloe, è come se giocassero una partita, una partita che è iniziata chissà quando, una partita che probabilmente è una vita mai vissuta, intrappolata nell'insensatezza di una routine fatta di domande con risposte ovvie. Sì, e loro, questi due personaggi, hanno un vecchio cieco e Chloe, che può essere una moglie, una badante, una serva, una parente, che vivono, parlano, ma è come se non si capissero, come se non parlassero in realtà. E ciò che li accomuna è un'attesa senza fine. E allora a questo punto cerchiamo di far rivivere questo inizio di Finale di partita, è un po' ritornare all'atmosfera del teatro. Certo, non è facile, presto torneremo a quella live, spero, però in qualche modo vediamo se con sipario rosso, brusio, chi è di scena? Finita. È finita. Sta forse per finire. La quarantena sta per finire. I chicchi si aggiungono ai chicchi ad uno, e un giorno all'improvviso c'è il mucchio. Un piccolo mucchio. Impossibile mucchio. Se esco, non possono più punirmi. Ora me ne vado nella mia cucina, 3 metri per 3 metri per 3 metri, ad aspettare che mi faccia un fischio. È una dimensione ideale. Mi appoggerò alla tavola, guarderò il muro, aspettando che mi faccia un fischio. Che cos'è questo odore acre? Sì. Amuchina. Se mai visto un dolore più alto del mio, nei tempi andati forse, mio padre, mia madre, il mio cane. Non dico che non soffrano, per quel tanto che degli esseri simili possano soffrire. Ma si può dire che le nostre sofferenze si equivalgano? No. Tutto è assoluto. Più si è grandi e più si è pieni. E più si è vuoti. No! No, sono solo. Che sogni? Quelle città piene di gente, il traffico! Basta, basta. È ora di farla
finita. È ora di farla finita, e tuttavia io ancora esito a farla finita. Tu! Sì? Puzzi da far paura. Preparami. Voglio dormire. Ma se ti ho appena fatto alzare... E con questo? Ma non posso farti alzare e coricare di 5 minuti. Ho i miei impegni. Ora. In cucina? No. Fuori. Ma fuori non puoi. Fuori c'è la morte. Prima. Ora c'è la vita. Chloe, preparami. Usciamo. È finita. È finita.